Ragazzuoli, buon pomeriggio a tutti voi e ben ritrovati in questo nuovo video da una Milano, ragazzi, che dire inzuppate poco. Oggi Alexis lo accogliamo sotto il diluvio universale, chissà. Sanchez bagnato, Sanchez fortunato. Speriamo bene perché vorrebbe dire un Niño Maravilla che torna ai tempi proprio meravigliosi. Allora ragazzi, prima di partire con questo video, innanzitutto un grandissimo grazie di cuore a tutti voi, grazie quanto tutto il Cile, perché chi mi segue su Instagram lo sa, il sottoscritto a sorpresa è finito in TV, non in Italia ma in Cile, in Cile per l'argomento Sanchez. Se volete saperne di più, ragazzi, su Instagram nelle stories vi ho lasciato tutto con il servizio televisivo su un programma sportivo lì in Cile, dove si parla di Sanchez, il sottoscritto compare in quel video, quindi io sono strafelice, ma sono anche felice per voi, sono felicissimo di avere un pubblico come voi, perché senza il vostro supporto io posso fare il 50% di merito, ma senza il vostro 50% che è fondamentale non sarei nulla. Non sarei nulla, quindi grazie di cuore a tutti voi, vi mando un grandissimo abbraccio e continuate ad iscrivervi a questo canale, perché come vedete poi le soddisfazioni ce le togliamo insieme. Quindi iscrivetevi al canale e lasciate un bel like subito a questo video, perché poi le notizie sono belle, ragazzi, sono belle notizie da commentare insieme. Perché dopo il 4-0 con Lecce, l'arrivo di Lukaku, il 4-0 con Lecce è una goduria continua, perché oggi è in arrivo un doppio colpo all'Inter. Biraghi ha già fatto le visite mediche con l'Inter, con Dalbert che ha fatto il percorso inverso. Cioè, ragazzi, pensate voi, in una sessione di calciomercato, essere riusciti a piazzare Dalbert e João Mário. João Mário ufficiale alla Lokomotiv Mosca, Dalbert ho visto con la maglietta lì viola della Fiorentina insieme a Commisso, quindi sarà ufficiale anche lui, sarà ufficiale anche Biraghi oggi pomeriggio, praticamente ha già fatto le visite mediche e in arrivo c'è Sanchez alle ore 15, quindi quando pubblicherò probabilmente, anzi praticamente, questo video. Allora ragazzi, di Biraghi cosa vi dico? Che innanzitutto per me è un upgrade rispetto a Dalbert, semplicemente perché Dalbert è un giocatore inaffidabile, anche se devo dire la verità, in questa pre-season non è che aveva fatto grandissime cose, però non ha fatto disastri, questa per me era già una notizia, no? Biraghi, ragazzi, è un giocatore affidabile, questo già è una grande cosa, è già un miglioramento, no? Quindi è un giocatore cresciuto nel vivaio, quindi utile nelle liste, per le liste Champions e non solo, per la Serie A anche. Domani seguiremo assieme il sorteggio di Champions League, ragazzi, vedremo il girone, ma comunque Biraghi come alternativa o titolare, poi vedremo questo duello tra virgolette con Asamoah, comunque un giocatore interessante, perché al posto di Dalbert è un miglioramento di sicuro, ha un bel mancino, sa mettere bei palloni in mezzo, bei cross per Luca Cone, quindi benvenga Biraghi. Io onestamente sono soddisfatto, perché Biraghi, per carità, non sarà un fenomeno, non è un fenomeno, però confronta ad Dalbert, voglio dire, non è che ci sputo sopra, confronta ad Dalbert, è un giocatore affidabile, conosce la Serie A, sa giocare nel 3-5-2, sa giocare a tutta fascia, è disciplinato quando attacca, disciplinato quando difende, quindi bene, poi quando riportiamo a casa quei giovani cresciuti alla base, fa piacere il ricordo di Biraghi, ricordate il gol all'esordio di Biraghi contro il Manchester City in amichevole con Benitez in panchina, fece un gol, ragazzi, spettacolare, una bomba di sinistro, segno che ha anche un bel piede comunque, una bomba di sinistro sotto l'incrocio, ricordo c'era Hart in porta, lui si mise a piangere con Materazzi che lo andò ad abbracciare, ricordo questo aneddoto. Quindi assolutamente favorevole a questa operazione, è una gran bella operazione, anche se Biraghi è in prestito con diritto di riscatto, quindi che comunque oro, è ottimo, perché dovesse far male poi glielo si restituisce alla Fiorentina, non va a pesare nei conti essendo un prestito con diritto di riscatto. Dalbert per il momento, se non erro, un prestito secco e basta, con la possibilità di aggiornarsi più tardi quando finirà la stagione, non lo so, poi i piani di Inter e Fiorentina, o comunque per ottenere uno sconto per Biraghi, non lo so,
Non lo so, questo ne discuteremo. Intanto, per il momento, Biraghi in, D'Albert out, e va benissimo così. Adesso l'argomento più importante è il Niño Maravilla, ragazzi, perché finalmente, alleluia, è arrivato. Dovevo apparire in televisione in Cile, poi una cosa assurda, veramente. Ringrazio di cuore uno di voi che mi ha avvisato di tutto ciò, perché io non l'avrei mai scoperto assolutamente questa notizia del servizio di sport, qualcosa, Deporte, che c'è un programma, un canale in Cile. Grazie a uno di voi l'ho scoperto, sono apparso io in televisione come la Madonna, praticamente, ed è arrivato Sanchez all'Inter. Quindi, ragazzi, operazione conclusa per il momento in prestito secco. Perché? Perché prestito secco? Perché l'Inter voleva il diritto di riscatto, ma vedeva che i tempi si allungavano sempre di più. Ha detto, se che c'è, onde evitare spiacevoli inconvenienti, che non si sa mai, lo United continua a rompere i cosiddetti, facciamo per il momento prestito secco. Poi a giugno ne discuteremo sul riscatto. Questo può essere un pro, può essere un contro, perché dovesse far bene Sanchez, ovviamente lo United chiederà sempre più soldi. Però insomma, la forza della proprietà lo stiamo vedendo, perché abbiamo preso Sanchez, Lukaku e compagnia senza cedere Icardi. Questa per me è una grandissima dimostrazione di forza, no? Grandissima. In attacco abbiamo fatto ottime cose, spero si possa aggiungere una pedina a centrocampo, ma ne parleremo. Perché le belle notizie, ragazzi, non sono finite, qua in uscita tante belle cose. Allora, su Sanchez io voto assolutamente favorevole, perché con questi termini di contratto e di tutto, di trasferimento, è un affare che non potevi rifiutare. Guardate Conte cosa ha fatto con Candreva, anche se è presto per poi dare un giudizio definitivo su Candreva con Conte. Secondo me l'ha messo più nel suo habitat naturale, lì di esterno a tutta fascia a destra. Vuoi che Conte non abbia la possibilità poi di recuperare un giocatorone come Sanchez, ragazzi? Ma anche solo se lo recuperi al 50%. Sanchez è un top player esagerato per la Serie A, anche solo a recuperarlo al 50%. Quindi è tutto nelle mani del mister, è tutto nelle mani di Alexis, che sicuramente avrà voglia di rivalsa. In Serie A ci ha già giocato, quindi sa come si fa, ha fatto grandi cose all'Udinese, conosce Lukaku. Io non lo vedo più come un'ala offensiva, ma lo vedo come una seconda punta, quindi secondo me si sposerebbe bene anche nel 3-5-2 di Conte. Lukaku lo conosce, c'è già una bella intesa tra i due, quindi ragazzi è tutto perfetto. Secondo me anche quel giocatore di caratteristiche che ci manca lì davanti, perché è vero che ha perso un po' di esplosività Sanchez, no? Negli anni, però, resta comunque un giocatore molto valido dal punto di vista atletico. Noi abbiamo Lautaro, che non è così rapido, no? Quando lo lanci a campo aperto. Lukacone, l'abbiamo visto, è un treno, un carro armato, al 50% Lukacone, i difensori del Lecce si è fatto veramente, li ha ridicolizzati, dai, con tutto il rispetto per il Lecce, ma ho visto certe cose, scene tragicomiche quasi, no? Gente che prova ad aggrapparsi a Lukaku. Lukaku in campo aperto è una furia, atleticamente è fortissimo. Sanchez è un altro giocatore che atleticamente è molto molto forte, quindi confronta Politano, Lautaro, secondo me ha una marcia in più dal punto di vista atletico, quindi mi auguro che il mister riesca a recuperare il Niño Maravilla, ma se ci sta riuscendo con tanti nostri giocatori a farli rendere al massimo, secondo me gli ingredienti per far tornare Maravilla Sanchez ci sono tutti. Io mi accontenterei, ripeto, anche di un Sanchez al 50%, che farebbe una coppia da sogno poi con Lukaku, perché Lukaku che abbiamo visto con Lecce è già un assaggio di Lukaku e non è il vero Lukaku, perché Lukaku visto con Lecce è al 50%, è già fatto cose per me notevoli. Quelle falcate, quelle progressioni a campo aperto, ha già segnato, ha fatto già assist, giocate a servizio della squadra, molto molto importante tutto ciò, quindi sarebbe una grande coppia, una coppia da sogno, e noi ci lecchiamo i baffi, ragazzi, perché è un periodo davvero, da quando abbiamo comprato Lukaku, ragazzi, c'è stato un vortice di energia positiva che sta poi infettando tutto l'ambiente, contagiando tutto l'ambiente. Mi fa immensamente piacere, sperando poi non sia finita qua, e secondo me non è finita qua, perché l'Inter, oltre ad aver venduto João Mario,
aver venduto Dalbert, sta vendendo anche Gabigol al Flamengo 18 milioni di euro. Sono, ragazzi, sono plusvalenze, sono cose importanti. L'Inter, secondo me, si sta riservando la possibilità di fare un altro colpo a centrocampo, perché c'è bisogno di un centrocampista, i nomi li conoscete, c'è il sogno Milinkovic-Savic, ho letto in giro che ha messo in vendita la sua villa a Formello, se non erro. Ragazzi miei, magari ragazzi, però presumo che per un colpo oneroso come Milinkovic-Savic debba uscire Icardi, secondo me, dal punto di vista economico, secondo me. Gli altri nomi sono quelli di Vidal, non lo so, Rakitic, poi vedremo, ragazzi, chi potrebbe essere questo centrocampista. Fatto sta che per me un centrocampista serve, al netto che Sensi sta facendo grandissime cose e Sensi mi sta sbalordendo, non dal punto di vista tecnico, perché io lo sapevo e vi avevo detto comunque che Sensi la palla la sa trattare, è un simil Verratti. A vederlo giocare, ragazzi, la statura, un po' nanetto, che sa trattare il pallone italiano, sembra proprio Verratti. Ma sta già incalzando con questo vizietto del gol, Sensi, perché se consideriamo la pre-season, ad oggi ha fatto 3 gol, perché 2 gol in amichevole, uno con Lugano, vabbè, direte voi, vabbè, Lugano, lasciamo perdere. Uno col Tottenham, uno con Lugano, bellissimo da fuori area, un bel tiro, ha dimostrato già di avere un bel tiro. Col Tottenham un'azione spettacolare, un inserimento senza palla da mezzala pura, pur non essendo una mezzala pura. E poi con Lecce abbiamo visto la serpentina e il tiro da fuori area. Quindi sono indicazioni positive. Con un Brozovic spettacolare, Barella che sta crescendo. Certo è che se davvero dovessimo prendere un centrocampista forte, 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 allora sì che sarebbe una cosa clamorosa, ragazzi. Io mi accontenterei anche di Vidal. Così com'è, secondo me non è una pista da scartare, anche se pare che il Barcellona non sia così intenzionato a venderlo, ma avendo lo stesso procuratore, Sanchez e Vidal, Felicevic, una roba del genere, non è una pista da scartare. Poi Conte impazzisce per Vidal, c'è Marotta pure, e quindi vedremo. Io nel frattempo, ragazzi, sono felicissimo per il momento dell'Inter in campo, fuori dal campo e col calciomercato che ci sta regalando tante soddisfazioni. Oggi, dopo quella fase di impasse lì che eravamo bloccati, adesso da quando è arrivato Lukaku ci siamo scatenati praticamente. Sono felicissimo così e sono felicissimo di vedere una società cazzuta che non retrocede un passo sulla linea guida che si è tracciata da sola, no? La società, linea guida adottata con Perisic, con Nainggolan, esonerando Spalletti, con Icardi stesso. Lui non se ne vuole andare, sti cazzi, stai fuori rosa, perché noi abbiamo le palle e a me così piace l'Inter. Comunque, ragazzi, chiudo qua sto video, se no lo faccio interminabile. Io vi ringrazio ancora una volta per l'apparizione in TV cilena, perché voi direte, vabbè, che c'entriamo noi? No, il vostro sostegno, ragazzi, è prezioso, davvero. Io non chiedo soldi come fanno altri, donazioni, eccetera, eccetera. No, assolutamente no. Perché i soldi sono importanti, sono preziosi, anche se la salute è al primo posto. Sempre e comunque. Ma il vostro sostegno, un like, una condivisione, un'iscrizione al canale, quello sì, ve lo chiedo di cuore. Perché come vedete poi le soddisfazioni ce le togliamo assieme. Quindi chi mi segue su Instagram lo sapeva già di quello che è successo ieri. Io, se avete curiosità poi a vedere il video, ho salvato le stories sulla mia pagina Instagram, mi seguite qua e mi seguite anche su Instagram. Adesso però parola a voi, fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video, che cosa ne pensate del momento dell'Inter sul calciomercato, non so, tutto quello che vi pare, che ne pensate di Biraghi, che ne pensate di Alexis Sanchez. Speriamo bene, ma sono fiducioso perché in mano a Conte questo può tornare davvero a far paura, ragazzi miei. Comunque, amici, vi saluto. Iscrivetevi al canale come sempre, ci sentiamo domani per il sorteggio quindi di Champions, speriamo bene, speriamo un po' di fortuna, meglio dell'anno scorso, speriamo, perché è stato un girone clamoroso, i vice campioni d'Europa, il Barcellona, il PSV, comunque, vedremo domani, domani ci penseremo. Un saluto a tutti amici, sempre sempre Amale, un grandissimo abbraccio a tutti voi, grazie infinitamente di tutto, ciao ragazzi.